Ascoltiamo allora adesso la testimonianza di Suor Valeria, ascolteremo l'audio, la registrazione che ci ha inviato. Possiamo pure farla partire, grazie. Mi è stato chiesto di dire qualcosa in merito agli orientamenti pastorali per questo anno sociale. Più che dire qualcosa, ho cercato semplicemente, a cuore aperto, di leggere e far risuonare nella mia esperienza di contemplativa cottolenghina la varietà di spunti offerti da Padre Carmine nella sua lettera. Innanzitutto mi sembra bello far emergere il filo rosso che la Provvidenza ha voluto intessere lungo questi 4 anni di cammino. Siamo partiti da un altro sguardo sulla vita, mettendoci in un punto di osservazione privilegiato, che è quello di Dio attraverso gli occhi dei poveri. Alla luce di quanto abbiamo potuto vedere, ci siamo poi interrogati sul senso della nostra presenza cottolenghina. L'anno scorso, quindi, siamo stati invitati ad approfondire questa presenza nella pluralità di membra che compongono il corpo piccola casa. Finalmente, quest'anno, dopo un itinerario simile che ha dato forza alla nostra consapevolezza identitaria, siamo pronti a rimboccarci le maniche e a metterci al lavoro per cercare insieme quanto di concreto possiamo incarnare nelle realtà in cui siamo chiamati a essere, vivere e operare. La cosa che in assoluto ha colpito maggiormente la mia attenzione nello scritto di Padre Carmine è l'uso continuo del termine opera, in molteplici declinazioni e sfaccettature e in contesti apparentemente molto diversi, ma che evidentemente hanno più di qualcosa in comune. Nell'immenso bagaglio culturale in cui trova significato la parola opus latina, mi tornano alla memoria almeno 3 accezioni. La prima, decisamente a pelle, è l'opus dei, cioè quel primo e più importante lavoro che caratterizza peculiarmente la vita della compagine religiosa della realtà cottolenghina, in particolare nel suo ramo claustrale, ma non solo. A questo proposito vorrei semplicemente condividere con tutti voi la gioia di essere in monastero nella nostra famiglia carismatica. Innalzare il Deo Gratias a nome di tutta la piccola casa e intercedere per tutti i suoi figli è per me, per noi, più che un onore. Lavorare con fatica e impegno in questa porzione particolare di vigna del Signore è un privilegio e, direbbe il cottolengo, segno di predestinazione. In questo senso la Sacra Liturgia prende il nome di Opus Dei perché propriamente partecipazione all'opera creatrice di Dio, di cui il Padre tratta abbondantemente nel suo scritto. Mi piace però sottolineare che c'è anche un'altra opera di Dio non meno importante, bensì conseguenziale nel progetto provvidenziale della salvezza, che è la sua opera redentrice. A questa partecipiamo tutti, ma in maniera eminente i sofferenti, splendidamente configurati alla passione del Cristo Redentore. Ci sarebbe molto da dire, ma ovviamente non è questa la sede per farlo. Seconda suggestione la prendo dalla storia dell'arte antica, più precisamente dall'incipiente architettura romana. Forse qualcuno ricorderà termini come opus latericium o opus reticulatum. Siamo nel campo dell'edilizia e gli orientamenti, citando il numero 6 della Mission, raccontano della piccola casa come di un luogo in cui si impara a contribuire all'edificazione di un'umanità nuova fondata sull'amore. E poi, se di casa si tratta, il paragone con l'edilizia è più che concesso, a maggior ragione se lo fa la Scrittura, per esempio nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, parlando dei cristiani come delle pietre vive che edificano la Chiesa. Terza e ultima immagine che risuona nel mio cuore alla parola opera è ancora una volta artistica e la desumo dal campo della musica. Non solo e non tanto l'opera in quanto lirica, ma proprio in quanto brano musicale di un autore catalogato secondo un certo ordine. E qui ritorno all'opera della creazione a cui siamo chiamati a partecipare con il nostro lavoro di ogni giorno. Ogni vero lavoro secondo Dio è lavoro ordinato secondo un criterio ben preciso. E questo criterio per noi della piccola casa è la carità di Cristo. Se la piccola casa è opera di Vangelo, ciò mi fa dire che è prima di tutto opera evangelizzatrice, dove i poveri e i piccoli sono i primi evangelizzatori e tutti noi gli evangelizzati.
Alla luce di quanto finora evidenziato, oso dire che la necessità avvertita da Padre Carmine di evangelizzare il lavoro trovi la sua chiave di lettura in ordine all'avvio di processi nuovi e coraggiosi proprio nella ragion d'essere della piccola casa che sono i poveri, senza i quali essa cesserebbe di esistere, di crescere come edificio spirituale, di dare ed essere senso per la vita di tutti noi suoi figli. Sarebbe interessante in questo anno prendere l'occasione per chiedere proprio a quelli tra loro che la vivono come sentono la dimensione del lavoro. Brevemente, per tirare le somme, siamo convocati insieme nella famiglia carismatica cottolenghina per lavorare, cioè partecipare all'opera della salvezza redentrice, che è edificazione della casa di Dio, casa della buona notizia della salvezza per tutti. Deo gratias. E Deo gratias a Suor Valeria per questa riflessione che sicuramente meriterà riprenderla, perché è talmente densa e concentrata che vale proprio la pena di riprenderla poi con calma per poter assimilare bene anche i concetti che ha voluto trasmetterci. Grazie per averci ricordato l'importanza dell'opera, l'Opus Dei, che in modo particolare svolgono le nostre sorelle di vita contemplativa, ma l'opus, l'opera di tutta la piccola casa in questa edificazione del Regno dei Cieli. Allora, molto bello anche la sottolineatura della per evangelizzare il lavoro, lasciarci evangelizzare, no? dai nostri ospiti, dai poveri, che sono la ragion d'essere di questa piccola casa, e diventa certamente un messaggio per il mondo, perché questa casa sia sempre più bella e accogliente per tutti.